Raffaella Lepanto ha lavorato come photo editor per una prestigiosa agenzia fotografica internazionale e, guidata dalla passione per la fotografia e per i viaggi, ha realizzato reportage un po' in tutto il mondo. Ha catturato luoghi e persone con uno spirito osservatore e l'occhio allenato di chi vive di fotografie e ne vede moltissime ogni giorno alla quotidiana ricerca e scoperta di nuove tendenze. Chi sei e qual è la tua professione? Mi chiamo Raffaella Lepanto e sono fotografa e fotogiornalista, direi, nel senso che ci sto provando. Scrivo anche storie, quindi la mia professione non riguarda solo fare fotografie, ma anche raccontare una storia tramite immagini e foto. Come ti sei avvicinata alla fotografia? Diciamo che non mi ricordo, a dir la verità, un momento in cui non ho pensato comunque di raccontare delle cose della mia vita con una macchina fotografica nei pressi. Nel senso, è da tanto tempo che mi occupo di fotografia, ma non professionalmente. Ho iniziato, come penso tutti, per passione personale, con una reflex di seconda mano, quindi senza avere intenzione di arrivare chissà dove. Poi ho avuto la fortuna di lavorare per parecchi anni per un'agenzia fotografica importante in Italia e nel mondo, dove ho avuto modo di avvicinarmi al lavoro di fotografi eccezionali e importantissimi. Diciamo che questa è stata la mia scuola vera. Nel senso che ho fatto dei corsi anche di fotografia, ma credo che quello che mi ha insegnato di più sia a livello di strada, cioè di segnarmi la strada che per me era quella della mia vita, e anche a livello proprio di educare l'occhio a delle immagini perfette, diciamo, che potevano fornire un'ispirazione. È stato quello di lavorare proprio direttamente con i giornali, e cioè di vedere le foto non soltanto come foto, ma come foto pubblicate. Cioè, credo che questa sia stata la differenza fondamentale per me nell'avvicinarmi alla fotografia in modo professionale, e vedere le foto già sulla pagina. Questo credo che sia stato importante per me. L'esperienza maturata lavorando presso un'agenzia fotografica ti porta a guardare la fotografia con occhi diversi. In che modo? Facendo ricerca fotografica, che era il mio lavoro principale per questa agenzia, vuol dire non soltanto scegliere delle belle foto, anche perché una bella foto sicuramente ha una componente di gusto personale che va educato, cioè nel senso il mio gusto personale non può essere preponderante, cioè deve comunque essere una specie di stile che io posso imprimere al mio lavoro di ricerca, ma non sicuramente la parte preponderante. Devo comunque tenere da conto il punto di vista di chi guarda poi l'immagine finale e stampata. E il fatto di appunto fare una scelta di foto per un giornale, quindi per un utente molto preciso, secondo me educa tantissimo il fatto di vedere quali sono le fotografie veramente più vive, non soltanto più belle, cioè quelle che possono vivere e raccontare una storia anche soltanto in uno scatto. Oltre che dare una dimensione pratica alla fotografia, quindi non soltanto un'immagine da appendere al muro, ma un'immagine che appunto possa raccontare una storia e possa dare anche al fotografo una soddisfazione di comunicazione con un pubblico. E secondo me questo è anche un altro discorso importante che io tenevo presente, insomma, quando facevo il mio lavoro.
Direi che anche dal punto di vista tecnico, fare una ricerca fotografica di immagini da visualizzare stampate è interessante perché dà al fotografo, ha dato a me in questo senso, la possibilità di capire che alcune immagini, per quanto belle, non verranno mai pubblicate perché non hanno determinate caratteristiche. Per fare un esempio pratico, ho imparato con il tempo quali sono le immagini giuste per un'apertura su doppia pagina, che caratteristiche devono avere e perché, piuttosto che ho imparato a scattare in verticale lasciando lo spazio per il titolo in alto, per la copertina di un giornale. E queste sono tutte cose che credo che siano abbastanza difficili da capire se uno non fa questo passaggio, diciamo, vedendo anche il mezzo ultimo di pubblicazione. Chi sono i fotografi ai quali ti ispiri o di cui apprezzi maggiormente la produzione? Sono tanti sicuramente, se dovessi scegliere qualche nome tra tutti, credo che sceglierei Irwitt per la spontaneità. Mi piace moltissimo street photography, nel senso che credo che sia il tipo di fotografia anche più difficile in un certo senso. Ma più entusiasmante, nel senso vedere qualche cosa che succede in un attimo e riuscire a immortalarlo, comunque a fissarlo in una fotografia, è comunque un qualcosa per cui ci vuole un occhio speciale e anche un'immaginazione molto, molto particolare. Altri fotografi sicuramente Cartier-Bresson per gli stessi motivi direi, e in più per la capacità narrativa vera delle sue immagini che hanno una forza secondo me che pochi fotografi hanno. E poi sicuramente anche McCarry perché si avvicina, forse quello che si avvicina di più al mio modo di sentire, di vivere. Il viaggio, perché il mio settore è la fotografia di viaggio attraverso la gente e questo è quello che mi ha insegnato. Un viaggio è anche capire e avvicinarsi alle persone che vivono nel posto prima di ogni altra cosa. Le tue immagini sono essenzialmente fotografie di viaggio. È nata prima la passione per il viaggio o per la fotografia? È una bella domanda perché, ok, io credo che possa sintetizzare la risposta in questo modo. Io quando viaggiavo, ho iniziato a viaggiare molto presto, penso che il mio desiderio fondamentale fosse quello, molto infantile di voler possedere tutto, cioè io sarei tornata a casa portandomi pezzi di muri, piuttosto che alberi, piuttosto che persone, piuttosto che tutte le cose che vedevo nei mercati e avevo una vera e propria angoscia di non riuscire a portare via abbastanza e ho sempre creduto che fosse una forma di psicosi, non so, non riuscivo bene a capire questa cosa finché non ho capito che in realtà potevo possedere tutto fotografando. È una vera sete che a un certo punto ho capito di avere, di voler portare via pezzi di mondo con me, non solo per il ricordo, ma forse per avere la certezza di averlo interpretato, di aver guardato attraverso durante il viaggio. E questa è stata un po' la molla che mi ha spinto all'inizio. Ora capisco che attraverso la macchina fotografica uno può viaggiare in un altro modo, senz'altro, e dare anche uno scopo diverso ai propri viaggi, nel senso,
non solo più il viaggio per turismo, ma il viaggio di scoperta in un certo senso. E scoperta vuol dire anche quello che sei tu attraverso la macchina fotografica. Ogni tua fotografia è accompagnata da un breve commento o da veri e propri racconti. Come nascono queste esperienze multimediali fatte di testi e fotografie? Diciamo che penso che il tutto nasca sempre da un'idea che ho la fortuna di avere, nel senso di cogliere in giro attraverso una chiacchierata con una persona amica, piuttosto che un qualche cosa che leggo da qualche parte, e a un certo punto si accende questa idea, e l'idea quando si accende è fatta contemporaneamente di immagini e di parole, nel senso di contenuto non solo visivo. Quindi credo che le cose vadano assolutamente di pari passo, cioè si sviluppino di pari passo. All'inizio sono partita sicuramente di più dalle immagini e poi unendole in una sorta di racconto tramite il testo. Adesso credo di fare un po' più il contrario, cioè prima parto di più da quello che voglio dire e costruisco dentro di me le immagini che vorrei trovare prima addirittura di non proprio di partire, ma comunque prima di scattare le foto. Questa è una cosa che ho imparato nel corso del tempo e credo che sia importante. Sempre cercando di mantenere poi la spontaneità nel momento, perché anche quella è fondamentale. Qual è il viaggio fotografico più appassionante che hai fatto? Un viaggio più appassionante che ho fatto? Credo che sia stato sicuramente l'Islanda ultimamente. Il viaggio che ho fatto in Islanda, perché ci sono andata nella stagione assolutamente più tremenda, che era gennaio, e quindi già di per sé è stata abbastanza una sfida. In realtà è stata una terra incredibile dal punto di vista fotografico, per la sfida proprio anche tecnica di questi paesaggi bianchissimi, dei contrasti molto, molto forti tra i colori, le gradazioni di luce, molto diverse dalle nostre alle quali siamo abituati. Quindi credo che sia stata insieme una sfida e anche una soddisfazione, perché sono riuscita a seguire quello che avevo in mente, forse meglio che in altri momenti. Hai un consiglio per quegli appassionati che, come te, adorano la fotografia di viaggio? Una cosa che io ho imparato è quella di stabilire il più possibile un rapporto con la gente quando viaggio, e di cercare di trovare un equilibrio tra una sorta di faccia tosta che per forza bisogna mettere su, bisogna avere per avvicinarsi davvero alle persone in tutti i sensi, non solo fisico, e comunque un'umiltà e un rispetto per chi si va a fotografare, perché sennò si diventa veramente dei ladri di immagini. Una cosa che ho imparato è chiedere comunque sempre, per esempio, il permesso prima di scattare una foto a una persona, sia che si tratta di un venditore ambulante piuttosto che una scena per strada. E non è detto che si perda il momento giusto, anzi, a volte invece proprio tramite questo si può sviluppare. Quindi questa per me è stata una lezione importante che ho imparato.